Benvenuti da Mago 21 nel video di presentazione dedicato a Mental Ray 3.9 in 3ds Max 2012. Il nuovo corso propone 71 lezioni in 6 ore e 30 minuti circa sul potente motore di rendering integrato nella nuova release di 3ds Max. In questo corso vedremo tutte le impostazioni relative al rendering. Quindi avremo 45 file con le situazioni più differenti in relazione a quello che è lo studio del Final Getters, lo studio della Caustics and Globals Illuminations, lo studio in relazione alla possibilità di riutilizzare e salvare le animazioni per situazioni singole, still, quindi vuol dire che l'oggetto non si muove, o situazioni di movimento come questa, o situazione di movimento e camera, perché in questo momento si sta muovendo anche la camera, o movimento soltanto dell'oggetto. Vedremo nelle lezioni le parti relative a queste due schede, Renders and Indirect Illuminations. Render è la prima parte dove studieremo tutta l'area relativa alla qualità, tutti i filtri, i contrasti, che cosa sono questi tipi di opzioni, come si utilizzano gli algoritmi. Quindi gli algoritmi scanline, gli algoritmi di ray tracing e gli effetti delle camere, che sono questi, gli effetti dei contorni per generare delle immagini abbastanza particolari, le lenti, camera shaders, gli effetti di depth of field, di sfocatura all'interno della camera o all'interno di prospettiva, che cosa sono le ombre inserite all'interno di quest'area e come si crea l'effetto di displacement, che è un rilievo presente all'interno del rendering che si associa ai materiali. All'interno di questo corso noi avremo tantissimi file, come vi ripeto, eccoli qua, questi sono alcuni dei nostri file, ogni tipo di lezione avrà un suo file e insieme ai file avremo tutta una serie di rendering che faremo insieme. Ogni lezione quindi ha una sua particolarità, un suo tipo di esercizio e all'interno dei file disponibili, ad esempio file di Photoshop, noi avremo sia i file singoli, perché ho inserito all'interno tutta una serie di cartelle divisi per argomento, con tutte le lezioni relative all'argomento che studieremo insieme. Quindi quando parleremo, ad esempio, di effetti di camera, avremo tutti i file singoli. Ma avremo anche i file di Photoshop. La stessa cosa quando parleremo, ad esempio, degli algoritmi, avremo tutti questi file singoli che vi faranno comprendere la differenza tra un algoritmo e un altro algoritmo. La stessa cosa per quanto riguarda, ad esempio, la Global Illuminations. Abbiamo qua dei file per quanto riguarda l'analisi della Global Illuminations e tutte le sue caratteristiche e i file di Photoshop. Perché i file di Photoshop? Perché ogni volta che noi dobbiamo fare un render lo possiamo comparare all'interno della lezione e capiremo con il Ramplier, uno strumento che può comparare due immagini. All'interno invece del file di Photoshop abbiamo tutti i file che possono essere comparati in un solo clic, quindi significa poter spegnere un file per vedere quello successivo o fare la comparazione fra questo e questo, e di fianco abbiamo la caratteristica del file. Se parliamo di illuminazione indiretta avremo una certa qualità di illuminazione indiretta espressa, se parliamo di effetto di motion blur abbiamo la differenza tra un tipo di tempo e un altro tipo di tempo o la qualità, qui abbiamo una qualità inferiore, qui abbiamo una qualità maggiore, il tutto risparmiando chiaramente quelli che sono i tempi di rendering. Quindi, una volta che noi abbiamo appreso all'interno delle varie lezioni e all'interno delle varie esercizi quelli che sono i concetti, quando passerà un po' di tempo però avremo bisogno di accedere velocemente a queste informazioni e questo è un valido strumento. Qui ad esempio abbiamo le immagini per quanto riguarda il veicolo che ho inserito e qui ci sono tutti i files relativi appunto all'animazione del veicolo. Vediamo qualche altro file insieme. Qui ad esempio abbiamo i file per generare il contorno. Il contorno viene generato su un'immagine che ha una sua serie di materiali che sono stati realizzati per rappresentazioni realistiche. Quindi se andiamo all'interno dello Shaders contorno potremo vedere che esistono delle immagini di questo tipo, ma
Con il contorno si possono generare anche delle immagini stilistiche come queste. Studieremo le ombre in relazione all'introduzione dei materiali, quindi quando abbiamo un materiale che ha una sua certa colorazione, il materiale può avere un certo tipo di ombra. L'ombra ha una sua qualità che può cambiare, infatti qui abbiamo un'ombra colorata, ma in base al tipo di ombra che noi possiamo inserire, possiamo avere un'ombra con l'effetto del colore o con una sua certa risoluzione che vedremo insieme all'interno appunto della lezione. Avremo tutta una serie di lezioni in relazione a quella che è lo studio del Final Gather e della Global Illumination. Anche qui, come sempre, presenti una serie di file e di lezioni e di comparazioni anche, chiaramente come abbiamo detto, in Photoshop, che vi faranno comprendere come si può gestire l'effetto di blending, quindi il colore che proviene da una sorgente più colorata, in questo caso la pavimentazione arancione, e può invadere la scena in relazione alle proprie necessità. È possibile controllare questo colore all'interno del render. Studieremo tutte le relazioni presenti nella illuminazione dei light. Quindi, nella illuminazione dei light noi abbiamo un componente. Il componente è questo, sarebbe il sole. All'interno del sole è inserito uno sky, quindi è inserito un cielo. Ed inoltre è inserita anche un'altra componente che troveremo all'interno dei controlli di esposizione, che si chiama Mental Ray Physical Sky. Tutti questi elementi concorrono nella creazione della illuminazione finale e concorrono per la generazione del colore all'interno della rappresentazione finale. Noi vedremo quali sono le particolarità di ogni componente e come ogni componente può influenzare il tipo di illuminazione. Queste sono le lezioni molto importanti che introducono già alla illuminazione. Vedremo come si costruisce un sistema dei light, anche se sono argomenti appunto di illuminazione, ma chiaramente sono diretti familiari del rendering, quindi già sarete in grado di costruire una scena in esterni con controlli di esposizione, creazioni di sole, cielo e impostazioni di questi elementi. Studieremo le caustiche, che sono degli effetti più semplici a vedersi che a spiegarsi, eccole qua, sulla pavimentazione. Nei rendering che faremo insieme, con dei rendering veloci, con questo tipo di immagine, e poi avremo anche la scena finale un pochino più complessa, noi vedremo qual è la impostazione di una caustica in relazione a sia ai filtri che sono presenti all'interno delle caustiche e sia alle generazioni dei fotoni. Quindi, in relazione al tipo di caustica che noi vogliamo creare, abbiamo la possibilità di impostare la qualità di questa caustica. Il tutto attraverso le impostazioni di illuminazione relative ai fotoni delle caustiche. Con questo tipo di file studieremo anche qua tutte le impostazioni relative alla Global Illumination con tante varianti come quella che vediamo espressa all'interno di questo render per modificare a piacere la illuminazione diretta all'interno di Mental Ray 3.9. Io vi ringrazio e vi aspetto per questo masterclass. Saluti da Mac 21.